Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG. Apriamo questa edizione con il triste annuncio della morte del principe Filippo d'Edimburgo, il 99enne consorte della regina Elisabetta, che era stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meno precisata infezione, seppur non legata al Covid, al cui si erano aggiunti alcuni problemi al cuore. Lo ha annunciato proprio la regina in una nota diffusa da Buckingham Palace, in cui la sovrana esprime profonda tristezza per la perdita dell'amato marito. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca d'Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giugno. Union Jack a mezz'asta a Buckingham Palace, mentre si attende l'annuncio di una cerimonia funebre nella massima solennità possibile, una sorta di ultimo tributo di Elisabetta al marito, compatibilmente con le restrizioni dell'emergenza Covid. Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme. Così la regina Elisabetta II ha annunciato proprio oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il 10 giugno del 1921 e scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100. È con profonda tristezza, vi si legge, che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. Nel contempo la famiglia si riunisce alle persone che nel mondo sono in lutto proprio per questa perdita. Passiamo ora invece alla cronaca nostrana. Incontro stamane del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Capo della Polizia, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, unitamente ad una rappresentanza della Polizia di Stato, in occasione proprio del 169° anniversario della sua Costituzione. Ascoltiamo le sue parole. In questa occasione vorrei esprimere ringraziamento per quello che i nostri concittadini avvertono nei confronti della Polizia di Stato, la fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. Come lei ha ricordato, la Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto. 14 vittime sono tante e 10.000 contagiati sono un prezzo particolarmente pesante, dovuto al fatto di essere in prima linea nella garantire ai nostri concittadini la sicurezza e l'assistenza necessaria. E questo è un ulteriore elemento che ha intensificato irrobustito la fiducia dei nostri concittadini nei confronti della Polizia di Stato. Questo è, lei poc'anzi ha ricordato, le ragioni e gli obiettivi della funzione della Polizia di Stato, che non sono stati minimamente indeboliti o attenuati dalla coincidenza con l'emergenza sanitaria. Lei ha parlato della protezione delle democratiche istituzioni della Repubblica, della garanzia, della tutela della libertà, dei diritti, della sicurezza dei cittadini. Compiti questi che esprimono il servizio alla Repubblica che la Polizia di Stato realizza e costantemente mette in opera. Questi compiti si articolano in tanti fronti: la lotta alla criminalità organizzata, la ricerca di latitanti, la lotta al crimine in qualunque forma, l'attività di prevenzione spesso non conosciuta ma preziosa contro pericoli terroristici e il contrasto al terrorismo insieme alle altre forze di polizia nella forma del coordinamento, così felicemente definita appunto dalla 121. Tutto questo è motivo di riconoscenza da parte del nostro Paese. E il pensiero non può che andare non soltanto ai 14 caduti per effetto del contagio da virus, ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per
per causa di servizio nella Polizia di Stato. Finalmente l'Italia abbandona il rosso che l'ha caratterizzata nel periodo pasquale, avviandosi dunque nell'ultima settimana verso un colore arancione. In attesa delle nuove misure del ministro Speranza, a restare rosse sarebbero Calabria, Campania, Puglia e Valle d'Aosta, a cui probabilmente rischia di aggiungersi la Sardegna, mentre le altre saranno arancioni. Trend persino da zona gialla per almeno 6 regioni, quali Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Trento e Bolzano, ma ci sarà ancora da attendere. Sono infatti le regioni a chiedere, dove è possibile, delle restrizioni meno forti, con la probabilità di graduali riaperture. Il presidente del Consiglio Draghi però ha chiarito in conferenza stampa la situazione. È normale chiedere aperture, la migliore forma di sostegno all'economia sono le aperture, ne sono consapevole. Voglio vedere nelle prossime settimane di riaprire in sicurezza, a partire proprio dalle scuole. Obiettivo è un mese di presenza. È chiaro che per le regioni che sono molto avanti con le vaccinazioni dei soggetti più vulnerabili sarà più facile riaprire, ha concluso il Premier. Passiamo ora dunque all'analisi della curva pandemica sul territorio nazionale. Sono dati preoccupanti quelli che emergono dal bollettino Covid odierno di contagi in Italia. Sono 18.938 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 362.973 tamponi tra antigenici e molecolari processati in un giorno, con un tasso di positività al 5,2%. A preoccupare però è il numero dei decessi, ben 718 nelle ultime 24 ore, mentre fortunatamente le terapie intensive diminuiscono di 60 unità, mentre i ricoveri ordinari calano di 705 unità. Diversa la situazione in Campania, poiché torna a salire la curva pandemica con 2.225 positivi, di cui 1.462 asintomatici e 763 sintomatici su 21.149 tamponi molecolari. Il rapporto positivi-tamponi è pari al 10,52%, in aumento rispetto al 9,13% registrato ieri. In totale si registrano 31 decessi, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 10 in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale di 5.734 vittime. 1.967 invece sono i pazienti guariti, per un totale di 256.145. Per quanto riguarda invece i posti letto occupati, sono 148 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.558 su 3.160 disponibili in degenza tra ospedali e strutture private. Per quanto riguarda invece i dati delle vaccinazioni di oggi in Campania, aggiornate alle ore 12, invece si parla di 745.839 cittadini vaccinati con la prima dose. Di questi, 279.348 hanno ricevuto già la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.025.187. Per quanto riguarda la Campania, si prospetta un'altra settimana di zona rossa, con la situazione Covid-19 che migliora lentamente. L'incidenza di positività dei tamponi resta però fissa al 9%, con la regione che resta al primo posto per attualmente positivi, poco più di 91.000. Durante la consueta diretta settimanale, il presidente regionale Vincenzo De Luca ha invitato i campani a mantenere alta la guardia. Ascoltiamo le sue parole nella consueta diretta social del venerdì. Devo dire che in Campania non abbiamo avuto problemi di particolare scorrettezza, nel senso che non c'è stato nessun accordo con categorie professionali, scavalchi rispetto alla fascia degli ultraottantenni. Siamo andati avanti in piena tranquillità e con correttezza. E tuttavia, ancora oggi, la regione Campania è la regione che ha ricevuto la dose più bassa di vaccini in percentuale alla sua popolazione. La regione Campania ha ricevuto il 22% di vaccini rispetto alla popolazione, ultima regione d'Italia. Ad oggi abbiamo 210.000 vaccini in meno di quelli che dovremmo avere. 9.000 in meno rispetto all'Emilia-Romagna, che ha 1.300.000 abitanti meno di noi, 250.000 vaccini meno del Lazio,
la metà dei vaccini della Lombardia e così via. Ho ascoltato nella giornata di ieri un grido di dolore e di indignazione del Presidente del Consiglio. Un grido di dolore e di indignazione che ovviamente condividiamo tutti quanti rispetto a qualche trentenne che ha scavalcato un ultra settantenne, ultra ottantenne nella vaccinazione. Bene, io con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al Presidente del Consiglio e dico a mia volta al Presidente del Consiglio che si è appena insediato, con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza? Con quale coscienza il governo nazionale dà ogni anno a ogni cittadino campano 47 euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale? Con quale coscienza il governo nazionale tollera il fatto che la Campania abbia 15.000 dipendenti in meno nel suo sistema sanitario rispetto a quello che dovrebbe avere in base alla popolazione? Mi auguro che questo mio grido di dolore sia accolto. Così come in questo caso